Namaste, sono East Brave, bentornati ad un altro episodio di Shovel Knight. Come promesso, stiamo per partire con la nuova campagna, quindi iniziamo pure una partita nuova. Dopo che abbiamo finito nello scorso episodio appunto la campagna Shovel of Hope, oggi iniziamo la campagna Plague of Shadows, tira bombe in questa ardua missione alternativa. Andiamo a vedere che cosa ci capita. Inserisci il tuo nome, io sono sempre Ace, facilissimo da inserire. No, Ace è... Fatto qua sotto, perché ho premuto start. Quindi si vede diverso, abbiamo già delle armi diverse. Ci sono sempre 41 canzoni, quindi a quanto pare ci sono delle cose aggiuntive. Già vedo una novità, il fatto che, vabbè, abbiamo l'energia al minimo ancora, ma soprattutto la magia è diversa. Aha, vediamo come funziona questa cosa e partiamo allora. Plague of Shadows. Tanto tempo fa, le terre erano selvagge e popolate da leggendari avventurieri. Che voce gli avevo dato a lui? Mi sa che era divertente, sì. La malvagità dilagava e col passare del tempo anche gli eroi più fedeli soccombevano. In assenza di campioni, l'incantatrice e i suoi ordini degli spietati assunsero il potere. Quindi, vista dall'altra parte... All'insaputa di tutti, il delirante alchimista Plague Knight aveva un piano. Intendeva inventare niente meno che una pozione del potere illimitato. Un progetto così diabolicamente potente che nessun suo desiderio sarebbe stato fuori dalla sua portata. Guardatelo com'è divertito. Inconsapevolmente, ogni cavaliere custodiva un ingrediente fondamentale. Era il momento di iniziare a raccoglierli. Abbiamo... ok, quindi un enorme fetch quest. Questa campagna. Vediamo quanto diverso è rispetto a prima. Partiamo direttamente, abbiamo il potere là sopra. Oh, arriva il capo. Dobbiamo tornare subito al laboratorio. Non voglio che faccia esperimenti su di me. Tieni premuto X per caricare e schizzare. Come una bomba da qui. Forza, sbrigati. Ok, micro tutorial per la scienza. Ok, vediamo che differenza c'è allora col nostro personaggio. Intanto salta un po' di meno, mi sembra di capire. Se teniamo premuto facciamo un salto in più. Ok, quindi... Ah, ok, può anche planare leggermente. Ottimo. Con Y, con X fa esattamente la stessa cosa. Vediamo se c'è qualcos'altro. Abbiamo bossolo rimbalzante. Rimbalza sul terreno prima di esplodere. Provoca una potente esplosione, massimo 3 bombe. Oppure miccia standard. Ok, questa è la bomba che abbiamo. Mentre lo scoppio base, intorno a te tutto esplode e vola in aria. Ok, e dotazione in questo momento abbiamo il mantello con rivestimento chimico. La tua arma originale, la tua armatura originale. Quindi interessante. Inizio. Qua facciamo saltare in aria, ok. Abbiamo il doppio salto, ok. Stavo cercando di capire... Ok, questo ti permette di... Devo caricarlo, saltare e poi posso saltare più in alto. Ok, buono a sapersi. Quindi io posso caricarmi, saltare e saltare ancora e mi permette di andare più avanti. Ok, questo fa danno vario di vario tipo. In più, oltre a... anziché i soldi, ci sono queste monetine strane. Ok, sono monetine verdi che devo ancora capire come funzionano. Però è interessante che cambia totalmente l'approccio al gioco in questa maniera, col doppio salto. È un po' più lentino, insomma, rispetto al resto, ma vedremo di capire, insomma, come andare avanti. Il fatto che il doppio salto è una cosa fantastica, secondo me. Già questa... Ok, devo ricordarmi che tenendo premuto mi fa il doppio salto, ma che poi non serve a nient'altro, cioè non fa danno. E possiamo sparare 3 bombe alla volta, quindi 1, 2, 3. Sto cercando di capire come sbloccare i segreti, perché effettivamente non abbiamo un attacco verso il basso sto giro, quindi dobbiamo fare così per attaccarli, perché rimbalzano e poi esplodono, quindi... Devo beccare il timing giusto se voglio sbloccare alcune cose, forse.
Intanto andiamo a recuperare le nostre monete viola, non so, le monete verdi, non so neanche come chiamarle. Ok, qua non c'è niente, quindi ci carichiamo questo e facciamo così per saltare avanti. Abbastanza intuitivo alla fine, pensavo molto peggio. Qua dentro c'è qualcosa, attenzione a non spaccare tutto. Ok, lanciarle volando è molto più facile, cioè fa molto più distanza. Ok, acqua della salute, una borsa piena di acqua per aumentare la salute al massimo. Basta aprire il menu e bere con... Ok. Ottieni un punto salute finché non cadi in battaglia. Ok, buono a sapersi. Quindi è HP temporanei. Buono a sapersi. Questo è lo schema dove di solito troviamo... ce la facciamo arrivare là in alto? Bella domanda. Ok, e adesso facciamo anche l'altro magari. Bello comunque. Si vede già parecchio la differenza dal precedente, nonostante rifaremo praticamente lo stesso tipo di campagna. Ottimo. Ok, drago. Solito drago che abbiamo già visto. No, va colpito sul nasino. Ok. Col fatto che abbiamo il doppio salto ci permette veramente di andare ovunque. E dicevamo, per utilizzarla... Ah, ok, la utilizziamo così. E semplicemente adesso vedete che ho 5 di energia al momento. Qua possiamo saltare in alto. Ah, si mette lui a evitare i colpi. Comunque decisamente meglio dal punto di vista proprio del movimento, sicuramente è molto utile. Peccato che non abbia l'attacco verso il basso, ma ovviamente ci può stare. Ok, quindi possiamo rompere... la cosa che mi preoccupava è possiamo rompere queste cose. Ok, ed è a contatto diretto, quindi non è che devo calibrarle giuste. Whee! Qua possiamo cadere, saltare ancora e attaccare dall'alto. Ok, comincio a imparare un po' il movimento. Prima di andare di là, andiamo prima nell'area segreta, dove c'è la nostra prima canzoncina. Ottimo. Ah, cioè, ci sono dei soldi qua sopra anche. Ok, quindi alcune di queste cose saltano, alcune... È a 45 gradi, sì, ok, stavo vedendo... Alcune esplodono subito, alcune invece ci vuole un attimo di tempo. Qua come facciamo? Ok, quindi saltando in aria... Quindi quando noi facciamo il salto in realtà facciamo attacco... nella zona, insomma, dove stiamo cercando di colpire. Sul potere là sopra non so ancora cosa voglia dire. Perché effettivamente non abbiamo ancora potere. Non abbiamo arcani, abbiamo lo scoppio normale. Quindi quella barra di 2 non è ancora utile per noi. Qua facciamo così. Ok, ci possiamo curare, ma tanto non serve a niente. Però ci serve andare là sopra prima. Il problema è che per cominciare a caricare comunque devo... devo lanciare almeno una bomba. Ok, spacchiamo tutto. Quindi questo mi aiuta a rimanere a mezz'aria praticamente. Ottimo, così abbiamo recuperato già un po' di soldini. Andiamo pure avanti. Secondo checkpoint. Qua un bel saltone. Però il problema è che quello là va ucciso prima. Ok, siamo tornati leggermente indietro. Abbiamo le sacche di colore diverso sto giro. Ah, e quelli lì, ok, contano come già presi allora. Come faccio a colpire quello senza grossi problemi? Qua comincia a diventare difficile perché non ho la possibilità... Ho la possibilità di abbassarmi, ma fa così semplicemente. Questo lo lancio avanti.
Come faccio qua? Bella domanda. Bella domanda. C'è sicuramente una soluzione semplice. Sì, devo attaccarlo mentre sono a mezz'aria, praticamente. Ah, posso continuare ad attaccare così, ok. Adesso ci sono. Vabbè, abbiamo perso un po' di moneta, ma va bene lo stesso. Questa è una cosa nuova, quella che c'è là sulla sinistra, ma dopo ci arriviamo. Intanto vediamo di qua. Questa permette di andare avanti, probabilmente. O no, no, forse è una roba nuova. Vediamo che cos'è questo. È una piattaforma. Ah, ok, si distrugge. Ok. Va bene, ci torniamo dopo però, a quanto pare. Quindi è una cosa specifica per Plague Knight, ma prima andiamo di qua. Che mi sa che c'è... Esatto, c'era un segreto di qualche tipo. Col movimento di Plague Knight siamo tranquilli. Ok, quindi andiamo qua dentro. Op! Facciamo sparare su. Perché è bello che si becca una testata ogni volta. Mi ricordavo che c'era un nemico lì. In teoria dovrebbe esserci anche qua un segreto. Esatto. Vediamo che differenza c'è qua. Ok, semplicemente una cassa, probabilmente con soldi. Ottimo. Ok, altro checkpoint in arrivo. Ottimo. Altro checkpoint che prendiamo. Ah, la differenza è, sono leggermente diversi. Adesso hanno le ali. Prima ce le avevano in un'altra posizione, mi sa, quelle ali lì. Ops. Ok, spacchiamo tutto così. Abbiamo decisamente un'arma a distanza più potente del solito. E qui non c'è... Di solito c'era una cosa per andare su, ma... Dobbiamo fare di testa nostra. Ok, altro combattimento contro il signorino qua. Aspettiamo che le bolle passino. No. Andiamo giù noi? In teoria qua basta aspettare che lui venga avanti. Esatto, lo continuiamo a legnare. Dai, 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 dai. In avanti. Andiamo a prenderci anche queste monetine qua. 25 monetine abbiamo già, bene. 26, 27. Qua bisogna fare un salto doppio. E poi finire qua sopra. E qui dovremmo saltare. Ok, possiamo fare così, così e così. Ok. Così abbiamo il triplo salto praticamente. E, ah, qua dobbiamo esplodere a mezz'aria. Qua spacchiamo questo in modo che posso prendermi questo qua e poi andiamo giù. Posso farlo due volte per aria? No. Stavo vedendo, allora se io salto. Sì, sto cercando di capire se si può fare... È un po' difficile da fare, ma si può fare quasi un doppio salto, cioè continuare a rimanere a mezz'aria con questo. Cioè uno fa salta, intanto carico e posso saltare di nuovo. Ok, più o meno si riesce a fare. È un po' difficile da fare perché bisogna tenere premuto subito dopo aver sparato, e quindi dipende dalla velocità che hai nel far quello. Andiamo prima di qua, che probabilmente c'è un'altra canzone da prendere. Ho comunque soldi a sto punto. Sì, ottimo, già 3000 raccolti che vedremo di utilizzare, perché mi sa che ci sono un bel po' di potenziamenti vari. E attenzione, esatto, c'è un po' di... Bisogna fare attenzione, esatto, non cadere giù
in quella maniera, perché non è semplicissimo calibrare il salto dopo che hai fatto l'esplosione. Qui c'è qualcosa. C'è una pozione che a sto punto, visto che abbiamo un massimale, possiamo utilizzare. E questa vale 1, ok. Quindi facciamo così, così ci aiutiamo col boss che sta per arrivare. Che probabilmente sarà Black Knight. Ok, preso. È Black Knight? Sì, Black Knight. Ascoltami, ascoltami, fattucchiera. So che lo stai aiutando nella sua missione per la pozione finale. Pozione? Cosa? Non l'ho più visto da quando è scappato per unirsi all'ordine degli spietati. Ah, tu e i tuoi trucchi di alchimia. Non mi inganni, se so che intende usare la pozione per sedurti. Sedurre me? Cosa stai insinuando? Oh, arriva qualcuno. Oh, è il pollo fifone. Dimmi, è valsa la pena di tradire i tuoi alleati per la fattucchiera? Come? Si può sapere dove hai sentito questa cosa? E so come intendi raccogliere gli ingredienti. Peggio di un alchimista folle, c'è solo un traditore. Fai pure quello che vuoi con l'ordine, ma nessuno può minacciare l'incantatrice e pensare di sopravvivere. Ok. Quindi, come lo affrontiamo un Black Knight, a parte legnarlo così? Credo semplicemente saltando e continuare a... Bisogna stare attenti perché se ci arriva vicino è un problema. Sì, in teoria è molto più facile così, però bisogna saltare e evitare che ci si avvicini. E, permesso. Ah, quasi no hit l'avevo fatta. Ok, ce l'abbiamo fatta. Molto facile questo combattimento, ma è contro Black Knight che è il primo. Quindi poi vedremo. E il resto. Evviva, evviva, evviva. Guardate come gioisce. Ok, vediamo cosa succede tra un episodio e l'altro. Ok, non c'è la notte, ma si apre la nostra strada, che è ovviamente una strada come uguale a prima. Semplicemente abbiamo il villaggio, abbiamo di nuovo... Beh, intanto andiamo al villaggio, così lo esploriamo subito. Alto là, evitato l'accesso con armi. Aspetta, facciamo finta che io non ti abbia visto e tu vai per la tua strada, non c'è bisogno di creare problemi. E non mostrare più la tua brutta faccia da uccellaccio da queste parti. Mostro! Mamma mia. Forse non mi senti con quella maschera. Abbiamo già avuto questa conversazione. Non dovresti essere qui. Sparisci prima che perda la pazienza. Ok. Qua possiamo scegliere bossolo rimbalzante, polvere nera e miccia standard. Quindi non posso entrare in città? E scappano tutti? E mi manda fuori dalla città. Ok. Ma se io riesco a raggiungere il tetto di quella casa? Sono occupato, non ho tempo da perdere. Vuoi levarti dai piedi? Ok, mi blocca a metà strada. Mi tocca andare via? Vedete che tutti quanti gli abitanti scappano. Ah, ok, c'è il villaggio da questa parte, ma c'è ancora un pezzo da questa. Quindi vediamo un po' che cosa ci aspetta da questa parte. Allievo della siepe, dice. Psst. Ehi, Black Knight, sto facendo la guardia al tuo passaggio segreto, ma ho perso la chiave. Il fabbro arriverà tra una o due settimane, non ti va di aspettare? Ok. E qua posso però saltare, quindi possiamo saltare questo pezzo. Qua esplode tutto? Abbiamo disintegrato il posto. Beh, dovrò disdire l'appuntamento col fabbro. Questa era la casa dove sono cresciuto. Ok, si vede anche dall'immagine che c'è là sopra. E qua andiamo nelle fogne. Lo schema delle fogne anche qua. Ok, abbiamo recuperato una canzone in più. C'è lo schema delle fogne. E quindi passiamo sotto. Che bello. Ah, ok, siamo qua. Buona, abbiamo un grosso problema. Siamo stati scoperti. Ti riferisci a Black Knight?
Me l'ha detto, l'ho fatto chi era? Tranquillo, quell'idiota non sa niente di noi. Dobbiamo preoccuparci solo degli ingredienti che ci mancano. Stiamo ancora brancolando nel buio. Sì, le essenze. Farò una visita ai nostri amici e le prenderò in prestito. Bene, mentre tu te ne occupi, io continuerò a cercare metodi per ottenere un maggior profitto. Sai come si dice, più forte è l'esplosione? Più bravo è l'alchimista, sì. Mettiamoci al lavoro. Ok. Il minigioco? No, cosa sta... Ah, il passaggio segreto. E c'è il laboratorio dell'alchimista. Basta! Questi ascensori sono divertenti, ma fanno venire il capogiro. Una dimostrazione di tecnologia davvero vertiginosa, eh? Comunque, bentornato al pozionarium. Bene, di cosa ci occupiamo? Posso comprare... Bossolo, polvere, miccia e scoppia. Ok, quindi qua ci sono diversi scoppi che possiamo tirar fuori. Bossolo ad arco che si inarca in aria prima di precipitare. Polvere tracciante protegge fiamme in grado di scavalcare i muri, però sono due bombe. E polvere a cascata produce ondate di fuoco in entrambe le direzioni, mentre questo esplode molto tempo dopo il lancio. E questo è flutto lentamente verso terra, premi giù per farlo cadere di nuovo. Ok, mentre come ricerca ho visto che c'era anche... Ho progettato dei nuovi giocattolini, ma dobbiamo ancora costruirli. Ci serviranno 40 monete cifrate per il materiale, ok? Non posso costruire queste, quindi non è... Ok, perché ho solo 31 monete. Quindi le monete servono per ricercare roba. Prendiamo il bossolo ad arco. Quindi praticamente adesso con il bossolo ad arco io posso andare qua e selezionarmi... No, bossolo ad arco, eccolo qua. Quindi posso selezionarmi questo e... Ok, abbiamo le... Esplode a mezz'aria, ok, buono a sapersi. Però intanto teniamo quello rimbalzante, che mi abituo un po' con questo. E compriamo anche produce fiamme. Vediamo com'è con le fiamme. Bello, bello, bello. Quindi pian piano possiamo cambiare questo, diventare polvere tracciante e fare due fiammelle in giù, ok. Però ne possiamo lanciare due alla volta finché ci sono anche le fiammelle, ok, quindi buono. E possiamo farlo durante, possiamo cambiare durante la cosa che vogliamo. Notavo adesso che cambia anche la bomba come è fatta lì a destra. Quindi questa c'ha l'Elsa praticamente, questa non c'ha niente, questa cambia il colore in verde. Bello, 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 mi piace che c'è un po' di roba interessante da quel punto di vista lì. E qui abbiamo tanta roba da esplorare ancora. Vediamo un attimo prima di esplorare la parte destra, che mi sa che mi porta fuori, esatto. Ok, quindi non siamo sul villaggio, ma semplicemente, ok, ripartiamo da qua e questo è il villaggio per lui. Bello perché è una... è tanto diverso, insomma. E solo lui può esplorare questo posto, tra l'altro, perché è l'unico che può saltare in questa maniera. Ho ritirato la tua consegna speciale. Vuoi guardarla e pagare il tuo conto? Bomba esca. Lanciala in una buca scintillante e vedi cosa sale. Ok, quindi questa è il corrispondente della canna da pesca, che però non abbiamo ancora. Qua c'è la fattucchiera. Oh, ciao Black Knight. Black Knight ha provato a interrogarmi, ma credo di averlo depistato. Che si tratti di affari o di questioni personali, i tuoi segreti sono sicuro con me, Black Knight. Comunque, sì, vorresti una pozione? E qua c'è la pozione di carico e potenziamento. Aumenta la tua barra dell'alchimia per un maggiore uso di arcani. Arcani che non abbiamo ancora, però sappiamo insomma che ci sono queste due tipologie di armi e di cose da comprare. Andiamo un attimo prima qua sopra. È un po' difficile arrivare dal cavallo, ma adesso ce la facciamo. Quello che dicevo, che puoi saltare avanti oppure puoi saltare ad arco così, ma poi è difficile sistemarsi. Oh, Plague Knight, mio caro amico, puoi concedermi un momento? Come posso aiutarti, Percy? Ho finito la carta e sul mio zoccolo non ci stanno altre formule balistiche. Sono disperato. Ti serve anche della colla? So come fabbricarla. Oh, beh, ti ringrazio, ma mi basta un po' di carta. Comunque mi sembri un po' triste ultimamente, forse posso ripagare la tua gentilezza con qualche consiglio d'amore? Mio alleato, mi hai portato 3 fogli di carta. Ecco 500... Ah, ok, i fogli di carta sono le... sono le canzoni. Cos'è questa roba? Ci sono delle note musicali scarabocchiate dappertutto, su entrambi i lati? Non c'è posto per scrivere, è inutile, ma va a finire la spazzatura. Credo di essere diventato un po' più stupido dopo aver sentito questo. E quindi butta via i pezzi di carta, che però finiscono da Olong.
citazione di Dragon Ball qua, attenzione. Che tutti lavora tanto qui. Ok, parla un po' alla Yoda, eccetera, e facciamo. Tutti lavora tanto qui giù. Sì, Olong vuole aiutare, può aiutare, può fare musica, ma è stanco, si addormenta, quando si sveglia dimentica quasi tutto la musica. Che tristezza, povero Olong. Pensa tanto, forse ricorda altra musica, poi lui aiuta. Aiuta la scienza. Ok, quindi mi permette di cantare le canzoni qua. E sono tutte sono 15 canzoni nuove rispetto a quelle precedenti, quindi bello che ci sia anche questa cosa qua. E lui che suona. Mentre se usciamo da questa parte, usciamo da tutto, perfetto. Quindi l'ultima cosa che mi mancherebbe da fare è esplorare... No, niente, perché abbiamo visto tutto quello che si può fare al momento. Ho ancora qualche soldino che potrei usare per la miccia. A questo punto compriamo anche la miccia. Ma i soldi che mi sono saltati fuori, da dove saltano fuori? Vabbè, miccia lunga. Quindi vuol dire che adesso abbiamo la miccia, si vede che è una miccia più lunga. Ribalza di più e poi esploderà dopo. Quindi se noi facciamo la combinazione col bossolo ad arco... Sì, ok, quindi può andare meglio così. Possiamo lanciarne tre e poi possiamo mettere anche la polvere tracciante se vogliamo. Quindi possiamo fare le combinazioni che vogliamo. Ottimo, la polvere tracciante forse no, però almeno questa ad arco così la vedremo di provare. Che dire, abbiamo fatto un po' tutto quello che volevamo fare per adesso. C'è ancora un sacco di roba ovviamente da sbloccare, ma vedremo l'ora di ritornare sulla mappa e andare da King Knight per la prossima volta. Facciamo lo stagno del Tromela, già che ci siamo, così vediamo che cosa ci aspetta qua. Non c'è assolutamente niente qui, ho controllato con grande cura. Proseguiamo? Ok. Sembrerebbe vuoto, sembrerebbe. Qua dobbiamo battere King Knight e poi abbiamo Spectre Knight qua sotto e poi vedremo effettivamente cosa succede nell'Explodarium, o come si chiamava. Probabilmente ci sarà Shovel Knight là dentro, immagino. Ci vediamo quindi alla prossima, io sono Ace the Brave, molto bella questa cosa, spero insomma che siate ancora con me per guardare questa serie che durerà ancora un bel po', perché abbiamo questa seconda campagna, la terza, la quarta e poi c'è anche una campagna Shovel Knight Showdown che sarà un po' diverso dalle altre, però... Vediamo. Ci vediamo alla prossima. Io sono Ace the Brave. Namaste. Be brave.